Ciao a tutti, ho creato questo accessorio tecnico per accelerare la squadratura dei fogli. Adesso vediamo il file che utilizzeremo. Nella prima fase si usa la parte grigia e servirà per incidere una lastra di plexiglass da 3 mm. Questa incisione serve per far posto al foglio che verrà inserito dentro. Ne asporta circa 1 mm, quindi è più che sufficiente per qualsiasi tipo di foglio. Mio figlio fa seconda superiore. In prima gli hanno insegnato a squadrare i fogli con il compasso, la riga, eccetera, e va benissimo. Adesso che fa seconda, non gli importa più che squadrino i fogli a scuola e gli hanno chiesto di portare i fogli già squadrati da casa. Ci vogliono 10 minuti, 15 minuti a squadrare un foglio bene, poi bisogna cancellare tutte le righette che non servono, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato di accelerare un po' i tempi. Adesso sta finendo di incidere lo scavo. Dovrò riposizionare il pezzo più volte per far sì che non si muova. Ho incollato la lastra di plessiglass sul fondo del laser, almeno non si muove. Adesso passiamo al taglio del pezzo. 18 di potenza. Ho lasciato tutto un contorno di 5 mm intorno all'incisione che mi serviranno sia d'appoggio del foglio che per incollare il tappo di fondo. Come vedete, il taglio è molto più indentro dell'incisione. L'ho fatto, diciamo, apposta, era inutile incidere preciso, preciso e rischiare che non venisse bene, quindi ho inciso un po' di più, tanto il pezzo fuori viene sprecato, viene buttato via. La prossima fase è prendere il pezzo tagliato, girarlo sottosopra, attaccare un pezzo di vinile adesivo, riposizionarlo nel suo posto e a quel punto incido le scritte, i numeri e le righe. Il laser sta tagliando il vinile e incidendo sotto il plexiglass, levandone circa mezzo millimetro. Questo mi serve poi per la verniciatura che passerà dai fori e si depositerà nello scavo del plexiglass, rimanendo indelebile. Questa parte va fatta a potenza molto ridotta rispetto al taglio, non devo né scavare troppo né tagliare. Adesso vernicio il pezzo a spruzzo con una bomboletta e aspetto che asciuga. Una volta asciugato, posso rimuovere l'adesivo e sotto rimangono le scritte e i numeri precisissimi. Ecco qua il risultato. Adesso passiamo alla fase di foratura. Rimetto il pezzo al suo posto e foro i buchi per la matita. Esce qualche fiamma perché sta tagliando la vernice nera che è passata dall'adesivo. Il plexiglass di per sé non sfiamma, invece la vernice sì, molto facilmente. Quelli sono i pezzettini che sono usciti dai buchi. Adesso tagliamo il tappo di fondo che verrà incollato poi sotto a questa squadra. Nel bordo dei 5 mm metto un po' di attack e incollo i due pezzi. Questo è il risultato. Sono saldi, l'attack funziona benissimo col metacrillato. Quella è la fessura dove entrerà il foglio, appunto di 1 mm. Adesso vi faccio vedere come si utilizza. Si mette in un angolo, si sceglie la misura con cui si vuole squadrare il foglio, in questo caso 20 e 30 mm, nell'altro angolo si fa uguale ma 30-20 mm, si
Si va avanti con tutti e quattro gli angoli in questo sistema. Anche qua faremo 30x20. Eccola lì. Poi 20x30 nell'ultimo angolo. E poi con una riga si uniscono i puntini. Nel giro di, a dir tanto, 1 minuto, ma non ci vuole nemmeno, si riesce ad avere un foglio squadrato. La precisione dovrebbe essere buona, non è fatto col compasso, ma diciamo che i fogli escono dalla fabbrica già squadrati. Non sono di certo storti i fogli che vendono, quindi il risultato è ottimo. E accelera un po'. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero sia stato interessante e utile, e ciao, al prossimo video, ci vediamo. Ciao ciao.